Maestro. Hai commesso un errore a tornare qui disarmato. Non lo sono. Pensi che basti una spada laser a fare di te un Jedi? No. Affrontarti. I ricordi che mi hanno perseguitato da Bracca. Non scapperò più da loro. Allora vediamo a quale genere di morte ti porterà il tuo coraggio. L'arma che impugni è mia, apprendista. Supera il tuo maestro o preparati a morire. Maldestro! Temo di no. Favor. Ma è il potere la risposta? Maestro, non dimenticherò mai. La perdita è diventata parte di me. Onorerò i tuoi insegnamenti e il tuo sacrificio. Ricorda, la tenacia rivela il cammino. Hai scelto di tornare. Coraggioso, ma non saggio. Forse. Merrin, giusto? Sono Cal Kestis. Quello che ti hanno detto sui Jedi non era vero. Lo dici tu, Cal. Malikos ha detto altre cose. Taron Malikos potrà essere stato parte del mio ordine, ma adesso non so di quale sia. So solo che avere una spada laser non fa di te un Jedi. E allora cosa lo fa? Siamo guardiani della pace. Siamo stati traditi da chi proteggevamo. Perseguitati dall'impero. Io potrei essere uno degli ultimi della mia stirpe. Ero bambina quando attaccarono. Un guerriero corazzato, brandendo questa, fece a pezzi la mia gente. Si abbatté su di noi, le mie sorelle. E io sono rimasta sola, tra cadaveri. Poi è arrivato Malikos e mi promise vendetta se avessi condiviso i miei segreti con lui. So che cosa vuol dire perdere tutto. E Malikos ha sbagliato a usarlo contro di te. Non dobbiamo essere nemici. Ne avrai bisogno. Ecco che riparte. Ti tengo d'occhio. Andiamocene da qui. Malikos è lì. Puoi tornare indietro? No. Ci sono vite in pericolo. Quali vite? Innocenti. Bambini sensibili alla forza che verranno inseguiti e uccisi. Come noi. Cal Kestis. Malikos. Bentornato. Allora, incominciamo?
Perché quelle rovine ti interessano tanto da rischiare la vita? Potrei chiederti la stessa cosa. Lì c'è un potere che va oltre la comprensione dei Jedi. Un potere che io controllo. Potrei condividerlo con te. Non capisci? Non ho interesse nel potere. Voglio rifondare l'ordine. Vuoi rifondare l'ordine Jedi? Oh, povero sciocco. È finita! I Jedi erano finiti prima dell'epurazione. Soffocati dalla tradizione. Assordati dalle glorie passate. Accecati da una guerra infinita. Forse. Ma non è mai finita, Malikos. Ora siamo qui e possiamo imparare per ripartire dai nostri errori. I Jedi sono finiti. Non c'è futuro per loro. Come fai a non capirlo? Serve qualcosa di nuovo. Tu ed io insieme possiamo creare qualcosa di diverso, qualcosa di meglio. No. Allora Dathomir sarà la tua tomba. Scappando non ti salverai. Hai sentato il mio attacco? BD, uno Steam, qui! Sei troppo lento per me! Uccidimi se ci riesci! Una difesa apprezzabile! Parando non ti salverai! Avanti! Uccidimi se ci riesci! Oh, sei proprio veloce! Fai a segno o morirai! Ora, BD! Niente di grave! Colpo fortunato! Come hai
l'hai detto tu, Malikus. Datomi! Sarà la tua tomba! Che giaccia nell'oscurità coi suoi segreti, finché la morte non se lo prende. Perché mi hai aiutato? Per liberare Datomir da quel parassita. Tu che ci fai qui, Cal Kestis? Quelli che hanno costruito la tomba, gli Zeffo, hanno anche creato un oggetto, l'Astrium. Apre una cripta su un pianeta lontano. Dentro c'è una lista di bambini sensibili alla forza nella galassia, ma anche l'Impero la sta cercando. Che Impero? L'Impero! Lo stesso che vuole sterminare le persone sensibili alla forza per rimanere incontrastato. Allora arriverà anche su Datomir. Come la guerra. Ti aiuterò a trovare l'Astrium. Questo posto è... terrificante. Finalmente l'abbiamo trovato. Sì. Esiste davvero? Potrebbe essere la chiave per la prossima generazione di Jedi. Sono felice per te e per i tuoi Jedi. Ma nulla riporterà in vita la mia gente. Sì. Dopo l'epurazione, sono stato solo per tanto tempo. Mi nascondevo, ero spaventato, temevo scoprissero chi fossi o cosa fossi. Cos'è cambiato? Un caro amico mi ha detto di andarmene e trovare il mio posto nella galassia. E tu l'hai fatto? Beh, no. Ma... la vita ha questo buffo modo di obbligarti a percorrere il tuo sentiero. Ora sono qui, dove meno mi aspettavo. Un sentiero da seguire. Lo seguirò con te. Davvero? Ho passato anni aspettando di vendicare le mie sorelle. Sono stufa di attendere. Vorrei combattere al tuo fianco. Sorelle della notte e Jedi di solito non viaggiano insieme, ma... siamo sopravvissuti. Dobbiamo adattarci. Sì. Sì, direi di sì. Che ne pensi, BD? D'accordo. I miei compagni potrebbero avere dei dubbi, però. Beh, li convinceremo.